com'è possibile volere il bene e fare il male? Io non so darmi una risposta a tutto questo. Come mai una persona che vuole il bene individualmente, poi collettivamente finisce per volere il male? Sì, ma già gli antichi romani avevano un proverbio che diceva così: senatori boni viri, senatus mala bestia. Cioè, appunto, come lei diceva, presi singolarmente sono delle brave persone, ma quando si mettono insieme sono una brutta bestia. E questo, diciamo così, è l'aspetto di un vivere all'interno di un mondo che Paolo direbbe rovinato dal peccato. Cioè, quella, diciamo così, quella pagina che vi ho letto, quell'io che si trova diviso in se stesso, che vorrebbe fare il bene perché è stato plasmato a immagine e somiglianza di Dio, quindi ha questa aspirazione al bene, alla felicità, ma che di fatto commette il male che detesta, quell'io non vive da solo, non è una monade. Paolo a questo effettivamente riesce, partendo dalla luce di Gesù Cristo, a dare uno sguardo sulla storia dell'umanità e a individuare all'interno della storia dell'umanità anche qualcosa che è effettivamente misterioso. Per cui quando noi parliamo di mistero, vuol dire che la ragione può solo balbettare qualcosa all'interno di una visione di fede, che è il peccato d'origine. Romani 5, in modo particolare 5:12-21, Paolo in Romani 5:12-21 affronta questo mistero. E vi dico in sintesi, insomma, la posizione che poi è stata trasmessa a noi dalla tradizione vivente della Chiesa. Non è che il peccato del mondo in cui siamo allo stesso tempo vittime e carnefici, e questo spiega appunto certe dinamiche tipo la Shoah, tipo Pol Pot, tipo i gulag, ecco, e appunto questa realtà del mondo malato non è dovuta, dice la Sacra Scrittura, che trova il suo compimento, diciamo, su questo punto in Paolo, non è dovuto a un Dio un po' sadico che ci ha fatti male, no? Talvolta, ragionando con le persone, alcuni dicono: ma non poteva Dio farci meglio? A lui ci ha fatto proprio bene, nel senso che sia Paolo sia tanti testi del Nuovo Testamento, Colossesi, Efesini, ma anche le pagine della Genesi che conosciamo, mostrano che Dio ci ha fatto proprio bene. C'è un ritornello che continua a tornare in Genesi capitolo primo, nel momento della creazione. E Dio vide che era una cosa buona. Fa una cosa e Dio vide che era una... Quando plasma l'uomo e la donna, e Dio vide che era una cosa molto buona. Vedete, in quella pagina già si dice che il peccato del mondo, il male del mondo, che tutti ci contagia, non è dovuto a un'opera mal riuscita da parte di Dio. No, Dio ha fatto davvero buono, ha fatto tutto bene, tutto bello. E notate che lì già si vede l'ispirazione dello Spirito Santo. Perché? E perché ci sono dei racconti negli antichi popoli circostanti a Israele che dicevano la creazione allo stesso modo di Genesi, ma c'è un particolare differente. Cioè, nei miti babilonesi, assiri, si parla ancora una volta della creazione dell'uomo. E come si spiega il fatto che nel mondo c'è il peccato? È perché gli dèi volevano, lì naturalmente il contesto è politeistico, gli dèi volevano avere dei servi. E allora cosa hanno fatto? Hanno preso della sabbia e hanno impastato, e questa la sabbia, l'argilla, no? Si trova anche nel racconto di Genesi, e hanno impastato questa argilla con il sangue di un Dio cattivo. Ecco dov'è la radice del peccato, ecco la radice di tutti i mali nel mondo.
e hanno fatto, dicevano questi popoli circostanti Israele, un'opera imperfetta. No, no, il testo della Bibbia non dice questo. Prende l'idea della sabbia, dell'argilla, siamo fragili, ma cosa mette dentro Dio in quella sabbia per renderla essere umano? Il suo stesso spirito, il suo stesso spirito buono. Quindi Dio è buono, quindi noi siamo stati voluti da Dio molto buoni, così dice il testo. Non c'è, diciamo così, un dualismo metafisico, cioè stando a quella rivelazione della Bibbia, non c'è un Dio cattivo da una parte che combatte con un Dio buono dall'altra sullo stesso piano e chi ne fa le spese sono gli uomini. No, i testi della Bibbia non parlano di questo, c'è un solo Dio che ha fatto qualcosa di buono. Ma allora da dove il male? Dalla libertà. La libertà che cerca il soddisfacimento del proprio desiderio di felicità dando retta alla tentazione, al serpente antico. Da lì viene il male, dal tentativo di cercare il compimento di sé, la felicità, lontano da Dio. Questo ha rovinato il mondo, perché a partire da quel primo peccato tanti altri se ne sono scatenati e hanno rovinato la creazione. Appunto nella modalità che Paolo ha cercato di individuare in questa sua specie di dittico, no? Ha detto, tutta una serie di peccati deriva dall'idolatria, hanno detronizzato Dio e hanno messo al suo posto degli idoli, delle creature. Un'altra serie di peccati dipende dall'orgoglio, hanno idolatrato se stessi. Sta di fatto che il mondo è rovinato. Per cui quando uno viene in questo mondo, quando uno è concepito in questo mondo, fin dal primo istante, già potremmo dire con parole che sono analogiche, quindi diciamo qualcosa di ragionevole all'interno di un mistero di fede che ci viene rivelato, la pura ragione non ce la farebbe, fin dal primo istante del concepimento già noi respiriamo un'atmosfera inquinata che ci porta ad agire male, che ci porta a far peccato, e quando facciamo peccato in fondo ripetiamo l'esperienza di Adamo ed Eva. Sappiamo il bene, intuiamo in che direzione va il bene, ma diciamo a Dio: so io come essere felice, come diventare come te. Sarete come Dio, dice il serpente antico. Ecco, questa struttura del peccato rovina il mondo. Questa struttura del peccato ferisce la libertà. Per cui Paolo dice: sono disperato a questo punto. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Se fin dal primo istante io mi trovo in questo mondo dove c'è tutta una corrente che va nella direzione del male. Quindi uno viene al mondo non su un piano orizzontale come questa cattedra e dice: ho 50% di possibilità, di probabilità stamattina di far del bene o di far del male. Illuso. Non è così. Sbagliano tutti gli illuministi che dicono: no, c'è tutta un'ascesa dell'uomo verso... Non è vero niente. Le magnifiche sorti e progressive di Leopardi. Già lui le aveva intuito che non c'è un mondo così. Il mondo va verso il baratro, il mondo è ferito. Se sta a noi stessi, siamo finiti. Ce l'ha detto Gesù: senza di me non potete far nulla. Ma con lui, cioè se stiamo attaccati a lui, ecco la fede, giustificazione in virtù della fede, dice Paolo, se stiamo innestati a lui come il rametto e attaccato alla pianta, riceviamo la linfa dello Spirito Santo e portiamo buon frutto nella vita. Questa è la nostra speranza. Cioè, solo attaccandoci a Gesù Cristo, solo lasciandoci guidare anche misteriosamente dallo Spirito di Gesù Cristo, noi possiamo combattere
in questa lotta che è fuori e dentro di noi, tra il bene e il male, e possiamo vincere, ma non per le nostre forze, ma per la nostra fede. Ecco, ho tentato di rispondere a questa tesi, che effettivamente ha una sua verità, ma va compresa in maniera molto più radicale, cioè è un mondo ferito il nostro,